Ciao a tutti e benvenuti qui su questa nuova puntata della mia carriera qui su F1 2022. Siamo pronti per affrontare il Gran Premio di Silverstone della stagione 1, quella che vedete in sovrappressione è la classifica di campionato con Charles Leclerc in testa, seguito dalle due Mercedes e poi da Max Verstappen in quarta posizione. Sì, è proprio uguale alla vera stagione 2022, uguale uguale. E poi, quanto a noi, abbiamo ben 10 punti, frutto di due arrivi in zona punti a Jeddah e a Imola. A Jeddah soprattutto un arrivo in sesta posizione in quella che è stata forse la gara più spettacolare, più bella della storia di questo canale. È arrivata la patch 1.06 in occasione del GP di Miami, che ha stravolto tutto. Ho fatto tre gare fra Miami e Monaco, dove andavo un secondo più lento di chiunque altro per colpa di quella maledetta patch, che ha stravolto il modo in cui le macchine si guidavano e ha dato anche un boost prestazionale enorme alla IA, quindi non solo io andavo più piano perché il mio setup che avevo non era più indicato per il nuovo modello di guida, ma nel contempo anche la IA è diventata molto più veloce e quindi è stato un disastro. Poi dopo Monaco è arrivata la 1.07 e le mie prestazioni sono tornate a essere dignitose, anche se sì, sono arrivato 14esimo in Azerbaigian. Con qualche errorino di strategia, se no potevo anche fare qualcosa di meglio. In Canada mi hanno devastato la macchina a metà del primo giro. Ho corso tutta la gara con il fondo distrutto, danni proprio arancioni, e anche il diffusore danneggiato addirittura perché mi ha preso in pieno in fase di frenata il mio compagno di squadra. Con le gomme consumate, la macchina è inguidabile quando ha dei danni al fondo e pure al diffusore, e quindi purtroppo sono finito a muro. Speriamo che qui a Silverstone vada meglio, ma purtroppo le indicazioni per quanto riguarda gli sviluppi non sono particolarmente incoraggianti, perché i tre sviluppi che dovevano arrivare, quindi motore, aerodinamica e telaio, non sono arrivati perché si sono tutti e tre guastati. Ogni componente ha il 40% di probabilità di guastarsi in fase di sviluppo, e a me mi si sono guastate tutte e tre. Cioè, quindi una sfiga proprio, che quante probabilità ci sono che succeda una cosa del genere? Che tutte e tre le componenti che dovrebbero arrivare si guastano tutte e tre, quando ciascuna delle tre ha solo il 40% di possibilità di guasto. Cioè, è una sfiga proprio incredibile. E tutto il tempo che stiamo perdendo per ricomprare gli upgrade fa sì che gli avversari se ne scappano via. Noi abbiamo comunque portato qui a Silverstone l'upgrade di motore perché abbiamo fatto in tempo a ricomprarlo ed è arrivato appunto prima di Silverstone. Però purtroppo adesso sono in produzione quei due upgrade che si erano già guastati e che ho dovuto ricomprare, e quindi non posso comprarne altri perché ho già degli upgrade in produzione sia per quanto riguarda l'aerodinamica che per quanto riguarda il telaio. Per quanto riguarda l'affidabilità, che c'è l'upgrade di livello 1 alle infrastrutture, possiamo comunque andare a comprare un upgrade, o meglio a prendere un upgrade che ci regala il gioco, perché l'abbiamo scontato così tanto da arrivare al 100% di sconto, è gratis, quindi a cavallo nato non si guarda in bocca, anche se di certo questo upgrade di affidabilità non va chiaramente a migliorare le prestazioni della nostra macchina. Ultimo giro qui in qualifica, sono in ultima posizione a poco meno di mezzo secondo dal mio compagno di squadra, che comunque probabilmente si andrà a migliorare nell'ultimo giro che sta facendo adesso. Sono poi a circa 7-8 decimi dal pilota che è in terz'ultima posizione. Sì, il gap prestazionale che ci divide dalle altre squadre sta a poco poco aumentando. Questa carriera si sta lentamente trasformando in una riedizione di quella su F1 2021, nonostante stavolta io sto provando a fare del mio meglio per sviluppare la macchina, ma non riusciamo a stare al passo con i team avversari, anche perché ci falliscono quasi sempre i nostri upgrade. Hanno in teoria una probabilità di guasto del 40%, ma si guastano praticamente sempre. Quindi ogni upgrade praticamente lo dobbiamo andare a ricomprare due volte, e quindi perdiamo tempo ovviamente e perdiamo terreno nei confronti dei team avversari. Sto togliendo intanto 4 decimi, sono ora un po' meno, sono più o meno in linea con la prestazione precedente, anzi sono in linea con Zhou addirittura, sono 11 millesimi dal tempo di Guanyu Zhou qui al secondo settore, però evidentemente nel terzo perdo, perché se poi perdo 8 decimi, non perderò 8 decimi qua in due curve. Ma vediamo, vediamo. Sa che però non basta. Per evitare, invece sì. Invece sì, sono penultimo. Sono penultimo. Grandioso.
Strepitosa prestazione, quindi in qualifica ho evitato l'ultimo posto, mi sono messo dietro Mick Schumacher che è senza tempo. No ragazzi, ma c'è qualcosa che non quadra. Io quando ho fatto... Io ero ultimo, prima di scendere in pista per l'ultimo run, ero 22esimo. Tutti i piloti avevano messo segno un tempo. E sono sicuro, sicuro. E adesso com'è possibile che Mick Schumacher è senza tempo? Era successa una cosa simile, mi sa, in Bahrain. E anche... ma cioè, vedete, è sceso in pista Schumacher. Vedete che ha fatto due run addirittura Schumacher. Ha usato per due volte le cose, le soft. Solo che aveva me, visualizza tempi, ok, ma Schumacher... No, non fa proprio aprire... Ma no, io sono sicuro, Schumacher li aveva fatti dei... Almeno un tempo l'aveva fatto. Io ero 22esimo, ero, prima di iniziare l'ultimo run. Gli avranno tolto il tempo per track limits, non lo so. So perché a volte capita sto bug qui. Sì, alla fine ero a 11 millesimi da Zhou, alla fine del secondo settore. E nel terzo evidentemente ho perso mezzo secondo. Però dai, sono comunque a meno di un decimo da Daniel Ticktum. Quindi la mia prestazione è dignitosa, sono praticamente alla pari col mio compagno di squadra. Poi sì, siamo un po' in ritardo rispetto alle altre squadre, ma perché le altre squadre ci hanno superato di brutto in quanto a competitività, quindi cioè io più o meno sono dove dovrei essere, ecco, sono ho ottenuto una prestazione in linea con quello che è il valore della mia macchina, ecco, quindi è un'altra conferma del fatto che la crisi della patch 1.06 l'abbiamo praticamente risolta e se ora siamo ultimi è per colpa della macchina e non per colpa della patch 1.06 che ci ha rovinato tre gare. Quanto agli eliminati, sono appunto Magnussen, Zhou, Latifi, Ticktum, io e Mick Schumacher, misteriosamente senza tempo. Prima fila ancora una volta che vede Charles Leclerc e Max Verstappen separati da un decimo. Verstappen deve iniziare a vincere un po' di gare se vuole ricucire il gap. In classifica Norris è strepitoso quarto. Sì, la McLaren ha fatto un passo in avanti veramente enorme rispetto all'inizio del campionato. Come anche nella realtà, ma un po' di più che nella realtà. Guadagnato un'altra posizione, c'è un penalizzato. Ed è Magnussen, l'altro pilota Haas. A uno gli hanno tolto il tempo in qualifica, l'altro si è beccato penalità. Strategia di gara, è prevista pioggia. È prevista pioggia nella seconda parte di gara, addirittura probabilità del 92%, mi sembra di ricordare. La cosa più intelligente da fare è partire con le gomme più dure per sperare di rimanere in pista abbastanza da fare un solo pit, ovvero quello per passare direttamente dalle gomme da asciutto alle gomme da bagnato. Chi parte con le soft rischia di fare il pit per passare dalle soft alle medie o alle hard e poi però sì, magari si ritrova costretto a fermarsi di nuovo dopo pochi giri per mettere le gomme da bagnato. Poi fra l'altro le gomme soft non mi sono piaciute per niente in qualifica perché... Già fare un solo giro già fai fatica perché si surriscalda l'anteriore sinistra e in gara con la macchina appesantita dal carico di carburante secondo me sarà molto difficile gestire le soft, quindi già avevo in mente di evitarle le soft per la gara e poi se c'è anche la pioggia, se c'è anche il rischio pioggia metto le hard e cerco di rimanere in pista abbastanza lungo da fare un solo pit. Quanto ai piloti della IA, non sono molti quelli che hanno scelto di partire con le hard come me. C'è Max Verstappen, che fra i piloti di testa è l'unico ad aver scelto di partire con le gomme più dure, quindi lui spera nell'arrivo della pioggia, che la pioggia arrivi dopo il pit di quelli che hanno le gomme morbide. Leclerc invece, evidentemente, partendo con le soft, punta a guadagnare il più possibile nei primi giri nei confronti di Max Verstappen, in modo tale da rientrargli davanti anche dopo il pit. O comunque in modo tale da rientrargli subito dietro dopo il pit e poi passarlo comunque con gomme più nuove. Vediamo un po' quale sarà la tattica migliore, dipende anche da quando arriverà la pioggia. Sì, quasi tutti sulle soft. Quasi tutti sulle soft, sono molti più quelli con le soft che quelli con le hard. Molto bene, tutto è pronto per la partenza del Gran Premio di Silverstone. Si spengono i semafori. Gomme che sono fredde comunque. Le anteriori anche, ma perché sono così fredde? Io le avevo scaldate nel giro di formazione. Le avevo scaldate. Forse non in maniera perfetta, ma sicuramente molto più di così. Forse a star fermi.
fra la fine del giro di ricognizione e la partenza, ma io comunque sono ultimo, sono quello che perde meno tempo, che sta fermo meno tempo in griglia aspettando la partenza. Vabbè, comunque sono per adesso in ultima posizione, c'è Latifi che ha anche lui gomme, sì, Latifi, Albon, le due Williams, anche loro due quindi hanno perso terreno con le gomme hard, non sono l'unico ad aver perso, le due Haas partiti entrambi con gomme morbide ci hanno superato tutti, sia me che alle due Williams, quindi vabbè, è normale evidentemente partire così male, visto che sono partiti male anche le Williams. Ora chiaramente l'obiettivo è quello di stare con Latifi e Albon. Vediamo qui il replay della partenza visto dalle posizioni di vertice. Charles Leclerc deve assolutamente cercare di tenere la prima posizione visto che ha gomme più per prestazionali. Riesce Charles Leclerc a tenere il primo posto. Malissimo Verstappen. Malissimo Verstappen è già quinto. È già quinto. Ha perso una marea di posizioni già solo nello scatto da fermo. Incredibile il divario fra le gomme soft e le gomme hard. Max Verstappen risucchiato dal gruppone con Perez quindi secondo, Hamilton e Norris in terza e quarta posizione. Max Verstappen viene insidiato adesso anche da Carlos Sainz, va subito a farsi friggere il piano della Red Bull perché perde già una marea di tempo, una marea di posizioni. Max Verstappen è già sesto, viene attaccato forse anche ora da George Russell. Veramente sbagliatissima, sbagliatissima la scelta della Red Bull di partire con le gomme più dure. Charles Leclerc quindi è in prima posizione, però dietro di sé ha altri piloti che hanno le sue stesse gomme, quindi Leclerc non ha Verstappen dietro a fare da tappo agli altri perché Verstappen ha perso tante posizioni, quindi la vittoria se la dovrà comunque sudare perché Sergio Perez è a poco più di mezzo secondo di distanza, a parità assoluta di mescola. E poi sì, c'è anche Lewis Hamilton, Norris forse ha una macchina un po' inferiore, potrebbe fare un po' da tappo agli altri piloti. E poi c'è anche Sainz quinto, Verstappen a questo punto in sesta posizione, ecco lui su Russell magari potrà fare un po' da tappo. Siamo nel corso del sesto giro, occhio che Charles Leclerc è insidiato da Sergio Perez e da Lewis Hamilton che sono molto vicini, hanno entrambi il DRS, vediamo se riusciranno ad attaccare qui lungo l'Hangar Straight, sembra abbastanza lontano Sergio Perez, non è un problema, però Leclerc va lungo, va lungo, va lungo, Leclerc sbaglia completamente, quasi rientra addosso a Hamilton, quasi rientra addosso a Hamilton, errore del Monegasco che perde quindi la prima posizione e anche la seconda, ma poteva andare molto peggio perché sono andati molto vicini alla collisione. Charles e Lewis. Arrivano le prime gocce di pioggia, c'è già una strategia alternativa che è quella di montare le gomme intermedie già alla fine di questo giro. Nonostante le prime gocce di pioggia siano arrivate letteralmente ora, evidentemente è una pioggia che bagnerà la pista molto presto. E niente, quindi purtroppo la pioggia è arrivata troppo presto. È arrivata prima del pit dei piloti che erano partiti con le gomme morbide, quindi l'ho presa in quel posto dal punto di vista della strategia. È andato chiaramente in box anche Nicolà Latifi che mi rientra in pista appena davanti, quindi ha perso tempo. Ha perso molto tempo Latifi a fare un giro in più su gomma da asciutto, tanto che io ho guadagnato comunque, pur avendo perso in qualche modo 5 secondi nella sosta ai box, ho comunque guadagnato su di lui. Eccolo qua Gasly che mi ha preso a meno di un decimo di distacco, prova ad attaccarmi qui all'interno, gli do spazio, si riaccoda il francese dell'Alfa Tauri e riesco per adesso a tenerlo dietro, ma non so per quanto perché chiaramente ne ha di più, mi ha recuperato un pit intero di svantaggio, visto che lui era andato in box a cambiare gomme, a cambiare l'alla nei primi giri e mi ha ripreso, quindi ne ha di più ovviamente. Bandiera gialla intanto. Gasly? Esploso Gasly. Vediamo un po' Pierre Gasly che cosa ha combinato. Niente, dalla mia telecamera l'Alfa Tauri non si vede. Dalla sua telecamera, guardate che inquadratura di merda. Ma come si fa ad avere delle inquadrature di merda? Così inquadra, il cielo inquadra sto gioco schifoso. Cioè, una telecamera fissa su una macchina non è capace a tenerla. Allora, vediamolo qui dall'onboard, l'errore del pilota francese, fa chiaramente tutto da solo, evita però il testa coda, viene passato da Esteban Ocon e non perde neanche troppi secondi. Vediamo qua, Ocon ha distrutto l'ala, ma ha preso proprio forte. Scusi, ma non ha visto che c'ero io davanti? Eccolo qui, Ocon. Cioè, boh, si era completamente dimenticato che ci fossi io. Attenzione, colpo di scena, si ritira Hamilton che era primo. Incredibile sfortuna per il pilota inglese nella sua gara di casa, rompe mentre era in testa. Qui
Attenzione che c'è Gasly che prova l'attacco, mi sposta via. Mi sposta via e mi passa. Vediamo qui Gasly, ha trovato un varco all'interno, ci si è buttato, sì, ma non mi puoi buttare via così. Non mi puoi spostare via così però, dai, cos'è? Mizutama ha detto, il mio amico giapponese, credo che mi stia dicendo che è in arrivo un temporale. L'ho detto in maniera chiara ed inequivocabile, il mio amico giapponese. Alcuni piloti, fra cui i miei compagni di squadra, per montare addirittura le gomme da bagnato estremo. Attenzione, gomme addirittura da bagnato estremo, ma stiamo andando, se no, 10 secondi più piano del normale. Di quando la pista è asciutta. Se veramente con la pista che è più lenta di 10 secondi rispetto all'asciutto c'è bisogno di montare le full wet, vuol dire che sto gioco è fatto di merda proprio. E anche i leader della gara stanno fermandosi i box. Anche i... quindi immagino che tutti faranno un pit per mettere le full wet. Nei prossimi giri sentiamo l'amico giapponese cosa ne pensa. Previsioni del tempo. Dice ancora chiaramente che le gomme più indicate sono le intermedie. Lo ha detto in maniera proprio palese. E nonostante questo i piloti avversari vanno ai box a mettere le full wet. Io chiaramente resto in pista con le inter. Il grip è diminuito un po', eh. Comunque il grip è un po' diminuito. E Tictum sembra comunque averne di più rispetto a me. Però ha fatto un pit. Ha perso il tempo di un pit. E se fra 5 giri le intermedie ritorneranno migliori delle full wet, perderà un altro pit per rimettere le inter. Nuova strategia che ovviamente mi propone appena passato il traguardo. Stiamo rallentando, sono quasi 12 secondi più lento rispetto al normale. Qui chiaramente mi propone le full wet, ma finché è possibile, finché si sta in pista, io cerco di rimanere con le gomme intermedie. Tictum intanto mi attacca e mi passa, ok, vabbè, passa pure, tanto non è nell'interesse della squadra che io lo tenga dietro facendogli perdere tempo. E Gasly sì, va di nuovo ai box, fa la seconda sosta in due giri, perché al primo pit ha rimesso le intermedie. Cioè, incredibile. Gli stessi bug che si ripetono praticamente da F1 2010. Track dry vuol dire che ha detto chiaramente ed inequivocabilmente che la pista si asciugherà nei prossimi minuti. L'ho detto in maniera proprio inequivocabile il mio amico giapponese. Quindi fra un po' le intermedie ritorneranno di nuovo a essere migliori delle full wet. Ah, adesso ho detto chiaramente che sono migliori le full wet. Adesso l'ingegnere ha detto che sono migliori le full wet. E in effetti Tictum mi ha dato oltre 20 secondi di distacco dopo avermi sopravanzato. Allora forse sì che aveva senso montare le full wet, però ormai chiaramente è troppo tardi. Ormai devo restare sulla mia strategia, perché è troppo tardi chiaramente per adeguarmi. Come cacchio fai a pensare che con la pista che è 10 secondi più lenta rispetto all'asciutto ci sia già bisogno di montare le full wet? Come cacchio fai a pensare una cosa del genere? Cioè, solo che sto gioco è fatto proprio ad minchiam. C'è roba che sto seriamente pensando di disattivare la pioggia a partire dalle prossime gare, perché se la devono implementare così di merda non ha proprio senso avere la pioggia all'interno del gioco. La togliamo, facciamo tutte le gare sull'asciutto e amen, perché così non è realistico. Come cacchio di pioggia è questa? Che con la pista che va poco più lenta del normale, cioè, devi già mettere le full wet. Che roba è? Mi doppia Ricciardo, ma mi passa anche Pierre Gasly. Chiaramente non ho nessuna chance di difendermi da Pierre. Intanto mi sa che Ocon mi ha preso, perché l'ho mandato a quel paese. Adesso è proprio evidente che le gomme full wet sono la scelta migliore. Oh, mamma mia! Eh sì, adesso è inguidabile. Adesso è inguidabile, ma... cosa devo fare? Devo mettere le full wet e poi passare magari di nuovo alle inter fra 4-5 giri? Cioè, ho sbagliato chiaramente strategia io, ma quello di cui mi lamento
è che non hai nessun tipo di riferimento reale da prendere per decidere quali sono le gomme migliori. Come posso pensare che con una pista che va a 12 secondi più piano rispetto all'asciutto, qui nel gioco ci sia già bisogno delle full wet? Quando nella realtà, con una pista che va a 12 secondi più piano, sei quasi sulle slick ancora. Cioè, è completamente sbagliato il modo in cui c'è la, in cui è gestita la pioggia in questo gioco qui. È completamente sbagliato. E c'è safety car però, è successo qualcosa? Non mi sembra che sia successo nulla, non c'è nessun pilota intraversato, incidentato, niente. Forse è entrata in pista la safety car per il tempo, per il meteo, cosa che a volte succede anche nella realtà. Può essere, può anche essere. Quindi sì, peccato che sono già ampiamente doppiato. Le gomme intermedie sono diventate così fredde, che non riesco neanche a stare al passo con il delta time che mi viene imposto sotto safety car, quindi sono praticamente obbligato a montare le gomme full wet e con il rischio anche che fra l'altro non riuscirò nemmeno a ricongiungermi al gruppone, ma lo stesso non stavo ricongiungendomi al gruppone perché facevo fatica a stare al passo con a guadagnare sulla safety car praticamente. Adesso sì, gli unici piloti con cui sono effettivamente in lotta sono Gasly e Ocon, perché tutti gli altri sono un giro più avanti. Ecco che viene annunciata la ripartenza dopo il regime di safety car ed ecco che il gioco taglia la potenza del motore per impedire al giocatore di riaccodarsi. Veramente, io non so che l'idiota che ha inventato sta roba qui. Se io corro senza aiuti di guida, vuol dire che la macchina la voglio guidare io. Il gioco non può prendere il controllo della macchina del giocatore. È assurda sta cosa qui. La voglio guidare io la macchina. Adesso sì, non che mi abbia fatto perdere più di tanto, però anche quei 2-3 secondi che ho perso, avrei gradito non perderli. Sì, andiamo a mettere le gomme intermedie perché mancano 10 giri. Se già ora le intermedie sono migliori delle full wet, non stai in pista altri 10 giri con le full. Tanto vale andarle a mettere ora. E ora ripartiamo quindi con le intermedie, vediamo se guadagniamo qualcosa nei confronti di Gasly e Ocon con questo undercut che facciamo nei loro confronti. 39 secondi e 4 in ritardo nei confronti di Ocon, vediamo se diminuiscono questi secondi oppure no. Sì, diminuiscono, già 38,9, 39,0, ho già guadagnato 4 secondi e 4 decimi in 3 curve. Quindi era effettivamente il momento giusto per passare le gomme. E come dà nel fondo? Con quella scordonata lì di chiamare per aggiungere un salito sul cordolo. Sì, ma si rompe da sola la macchina. L'ho preso 100 volte quel cordolo lì e adesso si danneggia il fondo. Cioè, non lo so io, ma si rompe da solo. Vabbè, danni lievi. Danni lievi, però porca miseria. Non piove più. Radar a magmo. A Issayu non piove più. Quindi sì, ma ormai penso che gli avversari finiranno la gara così come sono con le full wet. Non penso che vadano a perdere la track position per mettere le gomme slick quando mancano così pochi giri. Intanto io sono a 22 secondi da Ocon, se decidesse di fare il pit io guadagnerei la posizione sul francese, anche se poi mi riprenderebbe con le slick. Però adesso mi sa che sono ancora migliori le intermedie. Quindi ancora, anche volendo, non è il momento delle slick. Attenzione qui davanti che c'è Esteban Ocon che proprio in fondo all'hangar straight va in testa coda. E quasi lo prende Tictum. Ocon che però è tornato in pista dritto dopo il testa coda, ha perso quindi poco, insomma. Vediamo un po', 14 secondi, 14 secondi ancora. Ha un vantaggio difficilmente colmabile. DRS abilitato, quindi ora sono indicate le gomme da asciutto addirittura e i piloti della IA sono ancora sulle full wet, che dovrebbero essere completamente a pezzi le full wet in queste condizioni. Invece riescono senza troppi problemi i piloti della IA a guidare andando solo di 2-3 secondi più piano rispetto a me.
Se ce l'avessi io le full wet, sicuramente non starei in pista. Perderei 7-8 secondi al giro se l'avessi io le full wet. Piloti della IA invece riescono magicamente a guidare con le full wet su pista, da gomme slick. Siamo nel corso dell'ultimo giro, Sergio Perez è in prima posizione, Leclerc però è secondo ed è vicinissimo al pilota messicano. Potrebbe forse arrivare all'attacco perché ora c'è il DRS. Ora c'è il DRS, visto che la pista è stata dichiarata asciutta, quindi potrebbe avere l'occasione Leclerc, anche se qui forse ha perso un po'. Nelle ultime curve Charles Leclerc ha forse perso un paio di metri che potrebbero essere alla fine decisivi per l'assegnazione della vittoria. Vediamo un po' Leclerc quanto eventualmente riuscirà a stare vicino a Sergio Perez lungo l'hangar straight. Non è lontano, non è lontano. Attenzione, il DRS lo apre, il DRS lo apre. Il DRS lo apre, non è lontanissimo, ma neanche abbastanza vicino da cercare un attacco. Secondo me, se Perez non sbaglia, Leclerc non ha possibilità di andare a effettuare il sorpasso nei confronti del pilota messicano, che ormai affronta le ultime due curve, sicuro della vittoria, a meno che non commetta degli errori. Eccolo qui, quindi Sergio Perez che taglia il traguardo da vincitore del Gran Premio di Silverstone. Leclerc, comunque, ottimo secondo, e George Russell terzo. Niente da fare, purtroppo non mi riesce la rimonta nei confronti di Esteban Ocon per una decina di secondi. Hanno veramente finito la gara con le full wet su pista praticamente asciutta. Ho fatto fatica io a tenere la macchina in pista nell'ultimo giro, che mi si scaldavano troppo le intermedie. Non so come cacchio facciano loro con le full wet sull'asciutto a perdere neanche 2 secondi al giro da me. Cioè, boh. Gomme full wet che non sembrano neanche tanto consumate a vedere le macchine nel parco chiuso. Per un giocatore umano è impossibile fare quello che ha fatto la IA. Impossibile. Beh, no, un po' consumate sono, eh. Sì, le full wet sono diventate. Sì, sono diventate delle intermedie anche le loro full wet. Forse questa è la spiegazione. Sergio Perez vince quindi con mezzo secondo di margine nei confronti di Leclerc, che ha commesso quell'errore lì nella prima metà di gara, quel lungo in cui ha perso la posizione sia nei confronti di Perez che nei confronti di Hamilton, e poi a Perez non ha più ripreso. Hamilton chiaramente ha avuto il guasto tecnico, quindi si è dovuto ritirare, però la posizione su Sergio Perez non è più riuscito a riguadagnarsela. Conclude sul gradino più basso del podio George Russell, un bellissimo arrivo quasi in volata. Con i primi tre racchiusi in 1 secondo e col DRS reso disponibile proprio nell'ultimissimo giro per dare una chance a Leclerc, che però non è riuscito a sfruttare. Grandissima anche la prestazione di Lando Norris, è partito quarto e arrivato quarto, nonostante abbia una macchina che non sia da quarto posto. Max Verstappen quinto, ha pagato la scelta di partire con le gomme hard, che lo hanno estromesso subito dalla lotta per la vittoria. Ha subito perso una marea di posizioni già nello scatto da fermo. E poi la pioggia è arrivata troppo presto. La pioggia è arrivata quando ancora non si erano fermati i piloti che erano partiti con le gomme soft, e quindi poi Max Verstappen non ha guadagnato il pit di vantaggio che avrebbe guadagnato se la pioggia fosse arrivata magari 10 giri dopo. Sì, è stato un po' anche sfortunato Max Verstappen per il timing dell'arrivo della pioggia. Ed è quindi scivolato in quinta posizione con Carlos Sainz sesto, poi Alonso, Ricciardo, Vettel e Yuki Tsunoda a chiudere la zona punti. In particolare, ottima prestazione da parte di Sebastian Vettel, che va a ottenere 2 punti con una macchina che non è assolutamente in grado, in teoria, di giocarsi la zona punti. Fuori dai punti abbiamo Bottas, poi Magnussen, Zhou, Schumacher. Comunque Magnussen una discreta rimonta, la sua da 22esimo a 12esimo, poi Latifi, Albon, Tictum, Stroll, Gasly, Ocon, e poi ci sono io, 21esimo, ultimo fra i piloti classificati. Ho fatto quell'azzardo lì di montare le gomme intermedie, che poi un azzardo non era perché la pista era da gomme intermedie. Se questo gioco fosse stato un po' più realistico, avrei probabilmente ripreso Ocon e Gasly, perché con le gomme full wet sull'asciutto non riesci a girare così poco più lento rispetto a chi ha le gomme intermedie. E poi completamente sbagliato il modo in cui la pioggia condiziona i tempi sul giro. Non è possibile che con la pista che è 5-6 secondi più lenta rispetto al normale, devi già mettere le gomme intermedie. Nella realtà, quando sei 10 secondi più lento, hai ancora le slick, e qui c'erano non più di 13-14 secondi di differenza,
fra gomma slick e gomma full wet in condizioni di bagnato estremo, cioè non funziona così la pioggia, non c'è così poca differenza, non vai così veloce sulla pioggia nella realtà. E questo va anche a scazzare completamente la percezione che ha del giocatore riguardo a quali siano le gomme migliori. Quando gli avversari andavano a montare le gomme full wet, io sono rimasto sulle intermedie perché dicevo, cacchio, stiamo girando 10 secondi più lenti rispetto alle condizioni d'asciutto. Non è possibile che siano veramente le full wet le gomme migliori. Stiamo girando appena 10 secondi più piano dell'asciutto. E invece erano da mettere le full wet invece, perché sto gioco qui ha una fisica di guida sul bagnato che non è assolutamente realistica, proprio per niente. Ok, che questo non è un simulatore, ma è un sim arcade, ok, ma la resa della pioggia su sto gioco è proprio inconcepibile anche per un sim arcade, cioè toglietela. Fate come Refactor 1, toglietela la pioggia, se dovete metterla così da schifo, toglietela e non mettetela proprio. Posizione di campionato, Charles Leclerc ha 47 punti di vantaggio nei confronti di Russell e 68 nei confronti di Max Verstappen, che si può consolare per la gara negativa, almeno con il fatto che è salito in terza posizione, ha sopravanzato Lewis Hamilton, che ha probabilmente perso una possibilissima vittoria per il guasto tecnico che ha avuto. Sergio Perez, nonostante la vittoria, è ancora a 87 punti di distacco nei confronti di Charles Leclerc, quindi ancora non è definitivamente rientrato in lotta per il campionato. Poi via via tutti gli altri, noi siamo sempre in 16ª posizione a quota 10 punti, quindi ancora una volta tutto immobile per quanto riguarda le nostre posizioni in classifica. Per quanto riguarda i costruttori, la Ferrari è in testa con 12 punti sulla Mercedes, fortuna che si è ritirato Hamilton, se no la Mercedes sarebbe davanti senza il ritiro di Lewis. La Red Bull a meno 47, quindi comunque in piena lotta per il titolo costruttori la Red Bull. Poi McLaren, che sta facendo un campionato a sé stante, praticamente completamente da sola in quarta posizione in campionato. Poi via tutte le altre squadre, noi siamo sempre a 10, non abbiamo perso punti né sull'Haas né sulla Williams, ma ne abbiamo persi due nei confronti di Aston Martin, grazie ai punti che ha fatto Sebastian Vettel. Molti fan della Formula 1 ti vedono fra i favoriti al titolo di quest'anno, ma che cacchio stai dicendo? Chi ritieni sia lo sfidante più pericoloso? Ma cos'è sta roba qui? Tra i favoriti al titolo? Ma io veramente, ma come cacchio le fate le cose qui? Cioè, poi questa è praticamente la selezione della rivalità. Io posso scegliere la rivalità con Ricciardo o con Norris, cioè con due piloti che sono costantemente a ridosso dei primi. Nella gara di prima almeno mi veniva proposto anche Gasly, almeno. Ma come farò a scegliere come rivale uno di questi due qua? Ma seriamente, ma siete scemi siete? Cioè, no comment, io non lo scelgo il rivale, io, scusate. Ricerca e sviluppo, fallito anche l'upgrade dei copricerchi, ma è veramente incredibile, ma falliscono tutti, tutti, tutti gli upgrade falliscono la prima volta, ma com'è sta roba qui? Cioè, la faccia del 40% di possibilità di guasto, si guastano tutti? Come farò io adesso a progredire la macchina se... Vediamo un po' adesso quando arriva... ovviamente arriva dopo il GP di Austria, ovviamente. Invece se scelgo quest'altro qui, anche questo chiaramente dopo il GP d'Austria, col fatto che poi si guasterà anche... niente, rimettiamo in produzione questo qui, copricerchi. Adì. Direi che questo forse è anche più importante rispetto alla potenza motore, ma arriva fra tre gare, arriva, ma arriva fra tre gare, ma quanto ci mettono ad aggiornare, mamma mia, oh. E adesso c'è anche l'upgrade delle infrastrutture che ho scelto di fare è quello che riduce il tempo di costruzione. E meno male che riduce il tempo di costruzione, se no quando me lo davano ad Abu Dhabi. Adì, mettiamolo in produzione, non lo so io. 25 giorni, un mese, ma mamma mia, oh. Ed eccoci quindi arrivati anche alla fine del Gran Premio di Gran Bretagna. La pioggia, anziché darmi una mano, mi ha ostacolato, togliendomi di fatto dalla lotta con le Williams. Ero di pochi secondi dietro le Williams, riuscivo a perdere 3-4 decimi al giro circa, che è più o meno il gap che c'è realmente fra la Williams e la mia macchina. Poi però la pioggia ha un po' rovinato tutto, mi sono trovato a perdere 5 secondi ai box, così, senza motivo. Avevo meno di 5 secondi di ritardo dalla Tifi prima del pit, dopo il pit per montare la intermedia mi sono trovato a 9 secondi e mezzo di ritardo.
E poi da lì è stato un mezzo calvario. E sono finito ultimo fra i classificati. In Austria, peggio di così non potrà andare. Questa almeno è una di quelle piste dove la IA non è fortissima storicamente. Poi qui F1 2022 fa un po' storia a sé. Però adesso sono fiducioso. Speriamo finalmente di combinare qualcosa, anche se la macchina rimarrà sempre più indietro perché gli upgrade non arrivano mai al primo colpo. E questo è il problema. Se ogni upgrade che faccio lo devo comprare e mettere in produzione due volte perché la prima volta si guasta, io arrivo a fine anno che sarò un secondo dietro alla seconda peggior macchina di questo passo. Purtroppo la realtà è questa. La carriera a cui F1 2022 a poco sta diventando uguale a quella di F1 2021. E con questa amarissima constatazione ci salutiamo e ci diamo l'appuntamento per il prossimo video.